Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Scusate per la miss di oggi, ma sto per girare la mia after shower routine al mio 1, 2, 3. Eccomi qui. Quindi, dopo la mia doccia, passo direttamente ad asciugare solitamente i miei capelli. Come prima cosa, li districo un pochino. E qui mi sembra che avevo notato che erano leggermente rossicci. Li curo ultimamente con questo olio che li ammorbidisce molto e li dà un profumo veramente 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 buono, e passo anche a mettere il proteggi calore. Lo uso sia quando faccio i capelli lisci sia quando faccio i capelli ricci. Eccoci qui, ecco il mio bellissimo stendino, scusate, non ci fate caso. E eccoci qui, Marilyn Monroe dei poveri, dei poveracci. Io purtroppo, avendo i capelli molto ricci, naturalmente, devo per forza asciugarli con una spazzola e ovviamente con il phon, perché altrimenti mi risultano gonfi e comunque non reggono tantissimo la piega. Quindi passo ad asciugare ed a lisciare tutti i miei bellissimi capelli. E qui cantavo ovviamente Despacito. Finisco tutta la piega. Eccoci qua. Alla bimba piace giocare a Marilyn Monroe. Ed eccoci qua. Adesso passo ad allisciarli con la piastra, ma prima vado a mettere il mio contorno occhi, che è alla vitamina E, che servirebbe contro le borse, le occhiaie, diciamo antiossidante, ma io borse e occhiaie ce le ho e me le tengo. Estendo lo stesso una crema alla vitamina E, che è molto profumata, molto buona. Questa, vabbè, non è la prima volta che la uso, però diciamo la sto ancora testando, però diciamo che va molto a nutrire. Va bene, dopo questo mio commento andiamo avanti. Mi alliscio tutti i capellonzoli mentre ballo e canto. Perfetta. Adesso passo a darmi una stuccatina al viso, come dico io. Metto il mio fido cerchietto. Non faccio niente di che, perché devo andare semplicemente al lavoro tra un po'. Quindi metto un po' di BB cream, un leggero strato di correttore che non può mai mancare, cipria, un po' di ombretto, un trucco super veloce e poi si va al lavoro. Adesso sto usando la palette di correttori della L'Oreal. Metto quello un po' più scuro sotto la parte, diciamo, violacea delle occhiaie. Poi stendo quello un po' più chiaro, giusto per andare ad illuminare un po' lo sguardo. Un po' sul naso, un po' sulla fronte, un po' sul mento e via. Sfumo, sfumo, sfumo. E poi si passa alla cipria. In ciprio tutto, un po' poco di contori. E poi si passa agli occhi. Solito trucco, niente di complicato. Non vi ho già fatto un mini get ready with me, ma non sarò qui a rifarlo, perché insomma è abbastanza banale come trucco. I toni del marrone, quindi molto semplice e portabile da tutti. Ho fatto una riscoperta, ossia ho ritrovato questo ombretto della Kiko molto luminoso, quindi vado a metterlo sulla palpebra mobile, un po' di eyeliner
un po' di mascara, questo questo se non sbaglio è della Essence, mi piace tantissimo. Vado a mettere un po' per ammorbidire le mie labbra questo burro cacao della Yves Rocher che mi ha regalato una mia amica. Bacino a tutti, grazie per aver visto questo video. Adesso sistemo, ecco, gli ultimi ritocchi ai miei capelli. Grazie per aver visto questo video. Vi mando tanti baci, se ti è piaciuto lascia un like e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!